Oggi mi piace raccontarvi un fatto che ci racconta un confratello di Padre Pio, un altro confratello, perché spesso raccontiamo Padre Agostino, Padre Ignazio, Padre Benedetto e tanti altri frati, ma in particolar modo Padre Nunzio Palmieri da Teano, che ha raccontato nel 1953, il 17 gennaio, quando vi era il digiuno eucaristico, detto così perché prima della messa e della comunione il sacerdote e i fedeli non potevano sorbire nessuna goccia d'acqua dopo la mezzanotte. Era un sacrificio non indifferente per tutti, scrive in questo suo racconto Padre Nunzio. Poi Papa Pio XII riformò questa norma, era il 16 gennaio del 1953. Cosa accadde il giorno dopo? Permettendo così che si poteva bere 3 ore prima. Il giorno dopo questo provvedimento pontificio, Padre Pio, conversando così con alcuni confratelli nella sua cella, io ero presente, scrive Padre Nunzio, commentò la dispensa papale con parole di elogio e lui disse, Padre Pio, benedetto sto Papa che ha fatto questa bella riforma, pensate ad un povero sacerdote che doveva dire 3 messe, magari una a mezzogiorno senza poter prendere niente, come arrivava all'ultima messa? Sia proprio benedetto questo Papa, rispettava tutte le leggi, scrive Padre Nunzio, anche quelle più rigide, ma se poi venivano cambiate e rese ancora più leggere, era il primo a goderne.